Bene, Confindustria su questi temi da molti anni ha sviluppato una serie di strategie che hanno avuto un grande risultato in occasione dell'iniziativa svolta in Confindustria Sicilia nel 2007 legata al nuovo codice etico degli imprenditori siciliani che in quegli anni hanno dato un supporto molto forte ai commercianti, agli imprenditori oggetto di pizzo e hanno espulso molti imprenditori collegati alla mafia o comunque insomma, legati in qualche modo alle logiche mafiose. Questo ha aperto nel nostro mondo una cultura profondamente diversa rispetto a quella del passato, una cultura fatta di legalità, di mercato, legalità come un mercato che in qualche modo deve garantire la possibilità a tutti di stare in questo mercato rispetto alla logica criminale, che è una logica prevalentemente legata a mercati controllati, cartelli controllati che distruggono anche la ricchezza del nostro paese. Quindi un processo di cambiamento molto forte che oggi è diventato estremamente rilevante nel nostro mondo. Oggi siamo qui a discutere di questi temi, non per ritornare su quei temi, ma per andare avanti rispetto al tema. Ancora le vicende giudiziarie, le grandi questioni che vi sono in questa città, ma non solo in questa città, in tutta la Sicilia, richiedono uno sforzo ancora più forte, non solo delle forze dell'ordine e della magistratura che sta facendo un grandissimo lavoro in questo senso, ma anche un'altra volta della società siciliana. Nel senso che la mafia e le corruzioni o tutte le forme di illegalità si vincono unicamente se ci sono tutti insieme, non solo le forze dell'ordine che ripeto svolgono un ruolo molto importante, ma anche una società che deve capire che l'illegalità, la corruzione, la distorsione dei mercati rende la nostra città e la nostra Sicilia sempre più debole, determina disoccupazione, scarsa crescita economica. Quindi il tema della legalità non è solo un tema, me lo lasci dire, etico-morale, è anche un profondo tema economico e civile.